E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video, il primissimo episodio delle carissime carte di Fortnite. Mi è piaciuto veramente un botto, però il mio obiettivo è sempre lo stesso: trovare alla deriva il bombarolo, Carboro, il signore della ruggine e la revolver, e ovviamente trovare le carte rarissime. Dove nello scorso episodio ho completamente ignorato che queste due erano strarare come skin, come carte o come le vogliamo chiamare, perché sono sbirluccicanti, quindi ossia una non comune, una epica sbirluccicanti. Questa volta però troveremo altre rarissime, spero. Arriviamo come al solito a 1500 like, ragazzi, anche per il prossimo episodio. In ogni episodio apriremo almeno 10 bustine, quindi spero tantissimo di trovare almeno alla deriva qua, lo spero. Ricordate sempre, Pazzoli, di supportare questo canale per avere sempre contenuti più diversi e sempre più di qualità. E se avete in mente qualche video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E adesso iniziamo col primo pacchetto. Sono ansioso, sono molto molto ansioso. E sono riuscito a settare anche bene il microfono finalmente adesso, e non ce l'ho più sulla sinistra. E io, come al solito, non sono capace di aprire delle bustine. Bravo Pazzox, riesci a fare una scala su Fortnite, ma non riesci ad aprire una bustina. Oh, è dura dura questa. Ok, ce l'abbiamo fatta. E come al solito, apriamo con gran sorpresa. Sì, ho moltissima paura di vedere cosa ci sia dentro. E là, e là, abbiamo sbloccato... Abbiamo trovato la versione maschile dell'altra skin che abbiamo trovato lo scorso episodio. Bene così, e la metto subito nella zona preferite. Qui abbiamo un caricamento di calamity e un'altra batteria col cibo, una checklist che, come mi avete detto all'interno dello scorso video, che una checklist è una lista di quello che potrebbe uscire all'interno dei pacchetti, più o meno. Un caricamento di J-Ondre non mi interessa, e abbiamo lui. E come ho messo anche la versione femminile, metto qua anche la versione maschile. E poi abbiamo il microfono come piccone, che i picconi li metto qua. Le bustine, quelle massacrate, le possiamo mettere di qua. Facciamo che le preferite le lascio qua, in bella vista. E andiamo subito col secondo pacchetto. Riuscirò ad aprire questa bustina? Mai nella vita. Molti di voi mi hanno anche domandato: ma Pazzox, trovo queste bustine in edicola? Certo che sì. Questa va nella zona cose distrutte. E abbiamo un piccone della season 7, un piccone che utilizzo molto molto poco, però è molto molto carino. Poi abbiamo un caricamento di abstract con il re dei ghiacci. Mamma mia, quante ne sto collezionando di stile dei ghiacci, però non mi esce il re dei ghiacci. Tutto ciò non ha senso. Un caricamento di abstract con la battaglia col cibo. Un caricamento di calamity con la situazione dell'altra volta. Attenzione, abbiamo... Uela! Queste sono belle. Questa soprattutto, colpo di frusta, va subito qui, tra le carte preferite, in assoluto. Lui... vai qui, tra le carte meno preferite, come nello scorso episodio. Andiamo subito col terzo pacchetto. Questo pacchetto lo apro con la voce di Ruggine. Magari porta fortuna, magari esce proprio Ruggine. Sarebbe bellissimo. E invece è uscito Mesmer. Il caro Mesmer con la faccia inquietante. Dammi Mesmer. Bustina, dammi Mesmer. Ok. Il caro Mesmer con la faccia inquietantissima. E quindi lo metto tra le preferite, perché come non si può amare le cose inquietanti? E beh, qui abbiamo un re dei ghiacci. E no, qui abbiamo una torre. E ci può stare una torre, dai. Qui abbiamo un'altra battaglia col cibo. Sono proprio innamorati di sti battaglie col cibo. Abbiamo il vampa fucile. Però, via vampa fucile, abbiamo la lampada. La lampada di falena. Posso fare una combo. Dove sta? Riprendo la carta che avevo l'altra volta, nello scorso episodio, e posso fare la mia combo. E si apre il terzo pacchetto. Qui a parte che è un disastro qui. È tutto un disastro. L'ordine Pazzox, l'ordine. Apriamo il quarto pacchetto. Sì, il terzo l'ha aperto Ruggine. Ah, non vuole uscire la cosa che voglio io. Chi è lei, scusami? Chi è? Ah, ma lei è la Sushi Sashimi. Che non mi interessa più di tanto, sinceramente. Non è una carta che
non è una skin che ho nell'armadietto, quindi mi spiace, non è quella che cerco. Qui abbiamo una faccenda col quad, anche di una vecchia season a quanto pare. Caricamento di Manny con mazza. Caricamento di G-Yonder con il re degli... non è possibile. Quanti re dei ghiacci sto collezionando? Oh! Oh, abbiamo la mitraglietta! Mettiamola qua. Anzi no, mettiamo le armi in una sezione. Prendiamo anche le altre armi. Parte qui il piccone e lo metto qui. La sezione armi la metto qui. Così siamo tutti più ordinati. Questo è un altro pacchetto che sto prendo. E non è ancora uscita nella revolver. E non è un'altra skin che volevo. Perché? Perché non volete uscire? Cosa vi ho fatto di male? E alla fine non si apre più nulla. Ok, questa si è aperta molto, molto, molto bene. Su, escilo questo alla deriva. Escilo questo alla deriva. Esci... E niente, è uscito Snake di Metal Gear. Che purtroppo metto qui perché... È il pappa del nonno! È il pappa del nonno va qui! Che i colori sinceramente non so cosa cambia. Significa che è rara, è leggendaria, non credo. Penso solo questi sbirluccicanti che abbiamo qua. Qui abbiamo una situazione molto strana. Qualcuno che sta prendendo alle spalle qualcuno. E la mettiamo qui. Oh mio Dio. Gli aerei. Andate via. Che situazione è questa? Scusate. Sta per cecchinare uno dei due tizi. Dove uno è molto inquietante. Tutto nero, non si capisce. Buon Natale ragazzi, buon Natale. E niente, e lei la metto qui. Io sono sicuro che molti di voi vogliono le carte che ho trovato io. Però io voglio le vostre carte, perché molte volte su Instagram qualcuno mi ha inviato chi ha il bombarolo, chi ha ruggine, carburo alla deriva. Maledetti voi. E cuore nero. E cuore nero. E poi cuore nero mi piace un botto la prima fase. Vai nella zona bla bla bla. Cuore nero mi piace un botto. Infatti è leggendaria questa carta. È strabella, è strabella. C'è una skin epica qui che non ho visto chi è. E la metto subito qua. Ah, ma è un doppione questo. Un caricamento. Con la scia di Halloween, sempre battaglia col cibo. Caricamento di... Oh no! No, no, doppio doppione, doppio doppione. Ma com'è possibile? Doppio doppione. Uguale, identico. Ma come? E allora tu vai qua e purtroppo anche lei va qua, visto che ce n'è già una nella sezione preferiti. Peccato, peccato, peccato. Ma abbiamo ancora 4 pacchetti. Non lo ricordo questo piccone. Sicuramente voi sì. Forse è uno di quei picconi, di quei strani folletti con la barba, oppure di Heidi, se non sbaglio. Ma qui abbiamo l'M che non hitta mai nessuno, quest'arma, diciamolo. Non hitta mai nessuno. Può essere bella quanto vuoi, ma non hitta mai nessuno. Tra l'altro, perché ho la cecchina da qua? Vai via. Poi abbiamo battaglia col cibo. Cos'è sta roba? Abbiamo una che crea scale. Ok. Non so se sono molto sensate queste carte, devo dire. Oh, poi abbiamo lei, ma lei è già uscita, no, è uscita la versione maschile. Quindi la metto qua. È uscita la versione maschile, mi ricordo. Questo pacchetto, ecco, ora non sto trovando ciò che voglio. Perché? Perché sono così complicati da trovare? Almeno uno in questo episodio, almeno uno. Please. Ho trovato Glifo però, il deltaplano Glifo. Questa è tanta roba. Questa è veramente tanta tanta roba. E lo metto. E dove lo metto? Il deltaplano. Vabbè, lo metto qua. Buon 4 luglio! E ma qui. Ma come? Il video uscirà il 3 luglio, cioè adesso che state vedendo in questo momento. E che botta! E che botta di luglio! E questa va subito qui, all'istante. Questa è rarissima, penso. Poi abbiamo battaglia col cibo. Il terzo doppione di quella brutta situazione. Oh, abbiamo il maschio dell'artico assassino. Una carta rarissima. Sì. E questa, un'altra carta rarissima da aggiungere alle collezioni, quelle rarissime. Oh, che belle quelle sbirluccicose. Sono veramente belle, 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 belle.
E niente, le carte rarissime vanno sempre tutte qua adesso. Bello, bello, bello. Io adoro quando ci sono quelle carte super splendenti. Mi ricordano molto quelle di WWE Superfluo, oppure quelle di Dragon Ball. Vi ricordate quelle di Dragon Ball? Tutte dorate, tutte argentate, platino. Erano fantastiche. Quando ero bambino collezionavo di tutto io. Poi c'era anche Yu-Gi-Oh! Però Yu-Gi-Oh! È tutta un'altra cosa. Quindi mi sento un bambino quando spacchetto queste carte. Buon Natale di nuovo! E niente, questa è una delle skin preferite di un mio grandissimo amico che saluto tanto. Ciao Marco Ailink. Che piace tanto. E questa è un'altra skin che piace tantissimo a un altro mio amico. Ma com'è possibile? Queste due subito le metto tra le preferite, assolutamente. Perché una abbiamo natalizia e una di Halloween. Sì, di Halloween. Poi abbiamo Battaglia col cibo, Re dei ghiacci. Oh guarda, Re dei ghiacci. No, un altro doppione di questa, no. Ti troverò alla deriva. Origine, so che sei qua dentro. Fallo per me. Tutto al contrario. E un'altra volta l'Artico assassino. Una volta l'Artico assassino. E non è possibile, però la metto qui. Poi abbiamo ok. Poi abbiamo, c'è il caricamento di carburo. C'è il caricamento di carburo. Dimmi che carburo. No, però c'è Scorpion. Abbiamo Scorpion. Scorpion. E la metto subito qui. E poi abbiamo un medikit. Sono triste, perché tra tutte queste bellissime, soprattutto queste di carte, non abbiamo trovato né il bambarolo, né la deriva, né il ruggine, né il carburo e né la revolver. Beh, che dire pazzi, spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto. Abbiamo trovato però una super carta, ormai le chiamo così. Questa è epica, anche questa è epica, quindi non so perché non è viola come questa, però va benissimo lo stesso. Fatemi sapere quante ne avete di queste carte super sbilucicose e soprattutto fatemi sapere se volete anche il prossimo episodio. Vi ricordo che per il prossimo episodio 1500 like e esce subito fuori. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prossima settimana, il prossimo mercoledì, per il prossimo spacchettamento. Che dire, noi come al solito ci vediamo dolcissimo e caricatissimo e carinissimo.